Bravo, bravo Riccardo, bravo. Grande come sempre, grande. Posso parlare 3 ore del NISIC, però principalmente ci occupiamo, a parte di aiutare quelli che hanno bisogno, di sostenere tanti progetti che di tante gente che viene a chiamarci per aiutarci. Buongiorno a tutti, carissimo nostro prefetto, eccellenza, e tutte le autorità, tutti gli amici del comando NATO. Volevo ringraziarvi per la vostra presenza, volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno messo del suo per organizzare questo, i nostri sponsor, tutti coloro che hanno messo veramente il proprio tempo e le proprie risorse a disposizione di questa giornata. È una giornata, credo, che ci possa far toccare con le dita quanto è importante lo sport, quanto è importante stare insieme per qualcosa di bello e di buono. È veramente importante. Noi cerchiamo, come comando NATO, di fare il nostro piccolo per un'Italia meravigliosa che oggi voi rappresentate, quell'Italia che magari non si legge sui giornali, non sta sul telegiornale, ma è l'Italia su cui poggia veramente tutto quel bello che noi abbiamo. Uno straordinario di perseveranza. Ogni allenamento, ogni competizione, ogni traguardo raggiunto è un chiaro messaggio. Non ci sono limiti a ciò che possiamo ottenere quando crediamo in noi stessi. Partecipare ad una serie di eventi sportivi, di cui questo vi auguro che sia il primo, e anche per portare avanti con i miei colleghi del Panathon un protocollo d'intesa per fare delle cose assieme. Vi spiegherà meglio tutto quello che è stato questo progetto. Buongiorno, allora io sono stata presidente del NISIC fino a febbraio, invito gentilmente la nuova presidente a salire, perché così la conoscete tutti, Valentina Lampugnani. Allora, la proposta di donare un cane guida ad una persona che ne avesse bisogno è venuta da me, per questo hanno chiesto di essere qui presente anche a me. Era un, come dire, c'era un senso di responsabilità, un dovere per persone che devono poter vivere. Come lo stiamo facendo adesso, con la donazione del cane guida Francesco. Pensate che donare un cane guida, come si diceva prima, ad una persona non vedente, e lo dico questo con commozione, non è solamente dare gli occhi attraverso il cane, dargli la sicurezza attraverso il cane, dargli un angelo a quattro zampe insieme a questa persona, ma è dargli la vita. Sì, io ringrazio l'associazione Lions per il cane guida e auguro a tutti una buona forza, andate tutti!